parliamoci chiaramente. La prescrizione è un tema sul quale noi non stiamo semplicemente votando con Forza Italia, noi stiamo votando per difendere la proposta del governo Renzi e del governo Gentiloni. Ci sono due leggi in ballo. Una è la legge Renzi-Gentiloni-Orlando e una è la legge Bonafede-Salvini. Tra la legge Bonafede-Salvini e la legge Renzi-Orlando, noi stiamo con la legge Renzi-Orlando. Non credo che sia una sorpresa per nessuno. Se si vuole evitare questo tipo di voto, il ministro della giustizia Bonafede cambi la propria proposta sulla prescrizione, che è un obbrobrio, che è giuridicamente insostenibile, che trasforma i cittadini in imputati a vita. Questo è legittimo da parte vostra, però votare invece, cioè spaccare la maggioranza all'indomani del voto in Emilia, non crea questo invece il rischio di spaccare se vuoi la risposta o se vuoi dirla te, perché io l'ho già detto e te lo ripeto per la terza volta, che si vota su una legge. Questa legge è la legge Bonafede Salvini da un lato, che noi non vogliamo, e dall'altro c'è la legge che il viceministro Costa aveva fatto con il ministro Orlando, che noi difendiamo. Quindi noi non stiamo spaccando la maggioranza, noi stiamo difendendo il nostro lavoro. Spero, penso e credo che il PD difenda Orlando e non abbracci Salvini, perché se il PD vota contro Costa, vota per difendere l'obbrobrio Bonafede Salvini anziché per difendere il buon lavoro del ministro Orlando.